Sì, salve. Questo è il robot aspirapolvere Dreamy F9 della Xiaomi. Esistono due versioni, la F9 che sarebbe una versione cinese di importazione e poi la F9 Mistral che invece è proprio il robot venduto in Europa. La differenza del prezzo. Diciamo che su Amazon il primo costa 209 euro, ma si trova anche intorno ai 180 su altri siti, 170, mentre il Mistral costa 279. Arriva praticamente da montare la spazzolina che va praticamente alloggiata ad incastro, poi qui c'è il supporto per il lavaggio, la vaschetta che può essere anche rimossa tramite questi due pulsanti laterali. Vedete? Questa qui. Qui c'è il tappo per inserire un acqua oppure un detersivo o igienizzante proprio per il pavimento. La spugnetta è a strappo. Si toglie. Poi si sfila dal binario e va ovviamente inumidita, cioè lavata tutto acqua e poi strizzata prima di incominciare la pulizia. Poi abbiamo questa parte qui, anche questa è smontabile. Ci sono questi due gancetti e si apre questo supporto e poi si toglie anche la spazzola e si può pulire con l'apposito spazzolino che esce in confezione. Poi nella parte superiore abbiamo il pulsante di accensione. Questo è il pulsante di ritorno alla base. Tenendoli premuti per 3 secondi si entra nelle impostazioni di wifi per collegare all'applicazione. Qui c'è la fotocamera. Si apre. Qui c'è la vaschetta di pulizia, tutta la polvere che è facilmente estraibile. Sì, c'è questo gancetto qui, si tira e si toglie. Vedete, c'è il filtro. Anche questo va pulito dopo 8 lavaggi. Sotto acqua corrente e poi viene lasciato asciugare. Questo si apre e si svuota la polvere. Si chiude. Questo è il robot. Qui abbiamo, vedete, i sensori. Vedete, servono appunto, vedete, sono ammortizzati perché quando urta capisce che c'è un ostacolo. Diciamo che sugli ostacoli neri il robot va a sbattere, mentre su quelli bianchi invece riesce a fermarsi prima. Sale anche sui tappeti e quando è andato a fare la mappatura il tappeto praticamente lo riconosce nella mappa perché quando sale sui tappeti ovviamente aspira solo, non rilascia l'acqua. Potete adesso vedere un test di funzionamento del robot in modalità pulizia e lavaggio.